Ciao, sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e se quando fai il riscaldamento al servizio tiri delle sassate, una rete, una fuori, ruoti un sacco con i piedi, beh, non è proprio il modo ottimale per scaldarsi. E voglio darti un paio di suggerimenti per riscaldarti bene e quindi essere pronto poi per la partita. Per fare questo video mi sono ispirato ad un video che ha pubblicato Danilo Pizzorno su Instagram qualche giorno fa. Danilo è coach di Lyuda Samsonova, anzi, sotto ti metto anche il link così lo vai a vedere. E la cosa principale è trovare equilibrio. Trovare equilibrio significa trovare la stabilità quando vai a colpire. E se non ce l'hai in un colpo come il servizio, dove sei tu che ti lanci la palla, questo diventa un po' un problema quando devi spingere, quando devi aggredire l'avversario. Quindi, quando fai i primi servizi, metti caso che tu ne faccia una decina, tieni i piedi completamente fermi, quindi isola la parte inferiore della vita e dalla parte superiore. Tenere i piedi fermi ti aiuta a migliorare il lancio di palla, perché inevitabilmente il lancio di palla devi fartelo sopra la testa, perché se te la lanci avanti, ovviamente ti viene da fare un passo avanti, se te la lanci indietro, ti viene da fare un passo indietro. Quindi, una volta che lanci e senti che hai per bene l'appoggio dei piedi a terra, che sei in equilibrio, vuol dire che il lancio l'hai fatto per bene sopra la testa e che vai a colpirla per bene in alto. Seconda cosa, la velocità, cioè è un riscaldamento. Magari hai fatto 20 minuti di dritti e rovesci colpendo la palla qua, sotto la spalla. Se vai a colpire la palla sopra la spalla, ovviamente per il servizio, fai un movimento diverso, metti in moto dei muscoli diversi, l'articolazione magari è un pochettino incriccata, quindi non puoi andare subito a 1000. Trova una velocità che ti permetta di tenere la palla in campo, di fare un buon movimento, di sentire che stai in equilibrio e che ti distendi in alto per andare a colpire la palla. In questo modo troverai confidenza e ti sarà più facile poi accelerare. Ah, aspetta, dimenticavo una cosa. Per quanto riguarda i piedi fermi, significa tienili a terra, ma dopo l'impatto lasciati ovviamente andare avanti, cioè alza il tallone del piede posteriore. Se proprio ti viene, fai magari un passo, però la cosa importante è che mentre lanci i piedi siano per bene appoggiati a terra, non che ti sposti, non che salti. Questa è una cosa che magari falla dopo che senti un po' di tranquillità, cioè no, di tranquillità, di stabilità, che ti senti sicuro di quello che stai facendo. Ultimo aspetto è la direzione, cioè va bene tenerla in campo, ok, però se vuoi mettere un po' in difficoltà il tuo avversario, devi anche cambiare angolo. Una volta puoi servire esterno, una volta puoi servire centrale, anche se sei principiante, non preoccuparti, la cosa importante è avere un'idea di dove tirare la palla. E in fase di riscaldamento la direzione gliela dai con la mano. Quindi è importante che il polso sia completamente sbloccato. Magari da qui vuoi giocare esterno, chiudi un pochettino la mano in questo modo, vuoi giocarla centrale, la apri in quest'altro. In questo modo, con uno stesso lancio dalla stessa posizione, cambi l'angolazione. Senza inserire le rotazioni, senza inserire lo slice esasperato, il kick esasperato, ma solamente un servizio base in modo tale con la direzione in modo tale da
dire ok, adesso io la piazzo di qua, la piazzo dall'altra parte e trovo questa mia velocità. Dopo, una volta che hai fatto questi servizi, ti senti sicuro insomma, di come sta andando, allora ci aggiungi il piegamento delle gambe, ci aggiungi il salto, aggiungi la rotazione, insomma, fai un servizio un pochettino più aggressivo, se ovviamente lo sai fare. Se no, va benissimo tenere un servizio base in questo modo. La cosa importante è che tu ti senta sicuro e soprattutto trovare una velocità che ti permetta di tenere la palla in campo con un alto rendimento della prima, cioè non ha senso sia in fase di riscaldamento sia in fase di partita, ma adesso provo la prima, tiro un missile a rete, adesso provo la seconda e poi faccio una cosa di questo genere. No, così non si migliora, non si gioca. La cosa importante è che tra la prima e la seconda palla ci sia poca differenza di velocità e che il movimento sia più o meno lo stesso. In questo modo, riscaldandoti bene, tenendo tante palline in campo, sentendo che sei bello sciolto, che le articolazioni sono belle snodate e sbloccate, riuscirai poi a servire molto meglio. E se vuoi venire in campo per migliorare il tuo gioco con uno stage collettivo oppure una lezione singola, nel link qui in alto a destra trovi l'elenco di tutte le date di ottobre, novembre e dicembre.